Non è un bacetto. Via Ferrante Imparato, quartiere San Giovanni. Stasera faremo visita a tanti bambini ospiti dell'associazione Onlus Figli in Famiglia. Guagliù, sono già emozionato. Venite a pensarmi. Come sempre al mio fianco in queste grandi iniziative Marcello e Mariga, che rappresentano non solo l'associazione Angeli di Strada Villanova, ma anche il progetto Arca. Fondazione Progetto Arca. Quindi stasera. Stasera grande festa. Hai fatto organizzare una cosa alla grande, eh? Diamoci. Perché ci sei tu. Diamoci. Carmela Manco. Voglio. Un nome, una garanzia. E a Carmela, il presidente dell'associazione. Sì. Ci vuoi spiegare un po' di cosa si tratta? Allora, noi abbiamo praticamente un'associazione che si occupa di famiglie. Da quanti anni? Un po' disagiate. Abbiamo cominciato 83, quindi. 1983. Abbiamo preso una struttura che era abbandonata, l'abbiamo un'ex fabbrica e l'abbiamo sistemata, e oggi è diventato lo spazio di centinaia di bambini che arrivano tutti i giorni e che fanno tante attività, quindi. Tante attività. È quello che noi chiamiamo teatro, è uno spazio che abbiamo recuperato, era questo, guarda. Uno spazio all'aperto, quindi guarda, questo vero, guarda qua. Questo è quello che vedi oggi, era così. Questa è una piccola cappella. Questo oggi è una cappella, devi sapere che questo era uno scarico e spazzatura, praticamente. Era fatto depositi, preso un benevolo. Questo è uno dei laboratori di avviamento al lavoro. La bottega di falegnameria e fanno restauri del legno, ma fanno anche quelle cose, vedi, appese, e fanno delle cornici, guarda, quelle artigianali fatte interamente a mano, assemblate. Nell'area penale vengono inseriti. Vengono qua, fanno questa attività, quando mi danno la terza media e facendo via terza media. Escono con un mestiere, d'accordo. Questo invece è la palestra, perché in questo spazio facciamo tantissimo sport, sia per i bambini che per gli adulti. Generalmente facciamo cene più tranquille, sa? Noi organizziamo eventi anche dal punto di vista culinario, perché questo ci aiuta a tirare avanti, a giocare in bulletta fino a mese. E allora facciamo sempre a prezzo modico, sempre ai prezzi social. Siamo all'interno della cucina, dove stiamo iniziando la preparazione dei nostri pezzetti fritti, e non solo, perché arriva forse pure porzioni di pizza. E quindi qui presso la struttura di Figli in Famiglia pure la pizza in teglia. Ma io vi voglio presentare uno delle colonne portanti. Allora, Maria, da quanti anni? 13 anni che sto 13 qua anni volontaria. Mari, c'è una domanda, ma secondo te ha fatto click o ha fatto croc? Ha fatto click, non lo sai! Vai! Enrico! Non solo pizze fritte e pizze al forno, ma vogliamo ringraziare anche Massimiliano e Fausto del negozio Talmone al Vomero, che hanno messo a disposizione dolciumi e caramelle varie. Iniziamo i nostri piccoli, li iniziamo! Un altro grande uomo, nonché amico, sempre a disposizione verso gesti di solidarietà, Ciro Poppella, che oggi ha dato ben 150 fiocchi. Ciro, non mi dice niente, però uno solo può mancino. Questa grande giornata di solidarietà non poteva concludersi con un bellissimo e buonissimo dolcetto. Voglio ringraziare per l'occasione Antonio, il signor Antonio della pasticceria Il Cigno 2, che sta a Posilli, poi vi conosco. Antonio, grazie di cuore. Allora, Carmen, è finita la serata. È
è finito, ma è l'inizio. Vabbè, sicuramente l'inizio di una grande collaborazione. Tante cose belle. Io ti volevo ringraziare perché grazie veramente hai realizzato qualcosa di incredibile. Cagent lo deve sapere perché esiste, oltre alle cose brutte, nella nostra città esistono anche tante cose Napoli belle. È meraviglioso. E Carmela è una di quelle. Ciao Carmela. Grazie. Ciao, ciao. A presto. Ciao, ciao.